Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo video di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Allora, questo sarà un episodio di esplorazione, come avevo già detto la scorsa volta. Quindi cosa faremo in questo video? Faremo i sacrari. Sono uscito dal... guardate che stupenda la ranocchia lassù con gli occhialini eccetera. L'ombrellino è troppo bellissimo. Non l'avevo mica vista, l'ho vista adesso, guardate che spettacolo. Comunque dicevo che quello che ci faremo oggi saranno i sacrari. E andrò perciò... ma si può montare qui sopra? Scusate, è giusto per curiosità mia. Si può montare? No, giusto perché ci siamo. Già che siamo qui, ho detto, visto che... non saprei. Andiamo a vedere che c'è qui sopra prima di farci sacrari, dai. Sono veramente curioso. Ma si può vedere dal telescopio? No, dai, se ci fanno vedere dal telescopio... eh no, mi pareva troppo bello. Ok, perfetto. Ok, peccato, avrei messo qualcosa, ma ci posso montare. E posso cascare anche dal telescopio, benissimo. Vediamo un po' che c'è in cima a questa torre. Visto che siamo qui ormai... oh, qui ci dovrebbe essere il piano superiore con il diario, credo, quindi... di Prune, come diamine si chiamava. Forse questa è la cameretta. O anche no, mi sa... però è interessante, non credevo ci fosse qualcosa qui dentro, quindi riusciamone subito, non c'è assolutamente niente. E proseguiamo a salire quassù in alto, perché quassù in alto c'è un dannatissimo guardiano che è lì sopra appollaiato sul tetto e fa anche un certo effetto, per la verità, fa un discreto effetto. Ma se noi entriamo qui, cos'è lo studio? Dovrebbe essere questa forse la casa, diciamo, la camera della direttrice. Pruna, non Prune, Pruna. Diario sullo sviluppo di uno strumento tecnologico ancestrale, antietà. Vietato leggere, prima pagina. Giorno X, mese 0. Bene, sto per iniziare lo sviluppo di un nuovo strumento antietà. Se implementandolo raggiungeremo i risultati sperati, sarà possibile attivare un processo di ringiovanimento. La tecnologia antietà farà tornare giovani i vecchi soldati e rinforzeremo l'esercito di Hyrule. Così, quando la calamità Ganon tornerà in vita, avremo immense capacità difensive. Intanto si muore di freddo anche qui dentro, a quanto pare, povero Link. Non desidero incrementare solo il potere militare, ma anche la forza lavoro. Vorrei usare questa tecnologia a scopi pacifici. Ok, giorno quadrato, mese triangolo. La versione beta dello strumento antietà è stata completata. Ho aggiunto subito la funzione nella tavoletta Sheikah. Sembra quasi una citazione alla PlayStation, una cosa del genere. Comunque, da me creata. Essendo io il soggetto dell'esperimento, l'ho fatta attivare a Simon, direzionando i raggi verso di me. Ma quindi l'ha creata lei, la della tavoletta Sheikah? Dopo 20 secondi di esposizione ho manifestato segni di fatica e febbre, così abbiamo interrotto l'esperimento. Ho tanto sonno, oggi andrò a dormire presto e domani analizzerò di nuovo il processo antietà. Ok, esposizione ai raggi antietà giorno 2. Il mio corpo è meno affaticato di prima, osservandomi allo specchio noto che i capelli ora sono lunghi fino al pavimento e le rughe, prima profonde, sono quasi sparite. Sembra che la funzione antietà sia stata implementata correttamente. Però non immaginavo che il processo fosse così rapido. Ho svegliato Simon per farmi fare una visita medica. Altezza, peso, battito cardiaco, vista, sangue, consistenza minerale ossea, tutto ciò che è possibile eseguire qui. I miei valori erano pari a quelli di una donna sheikah cinquantenne. Questo significa che sono ringiovanita di 70 anni in una sola notte. 70 anni? Quanti diavolo di anni aveva? Cioè 120 anni? Ok, spero di non svegliarmi neonata domani mattina. Beh, alla faccia, comunque complimenti. Esposizione ai raggi antietà giorno 3. Mi sono svegliata con un'energia incredibile, erano decenni che non dormivo così bene. Sono andata subito a controllarmi allo specchio e ho visto una versione ancora più ringiovanita di me stessa. In base ai risultati della visita di Simon, sono una donna sheikah di circa 30 anni. 30! È più o meno l'età che avevo quando ripresi le mie ricerche dopo che il mondo fu colpito dalla grande calamità. Ricordo che cercavo il modo di ampliare le funzioni del sensore sheikah. Avevo circa 80 anni quando finalmente raggiunsi dei risultati concreti. Ad ogni modo, intendo lasciare in eredità all'eroe gli strumenti migliorati, sempre che si diano mossa a svegliarsi. Bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci aiuterà a distruggere Ganon, la calamità che ha ingurgitato la principessa Zelda. Si spera. Esposizione dei raggi antietà giorno 4. Dopo essermi svegliata, il solito controllo medico ha rilevato che sono diventata una donna sheikah di circa 20 anni. L'immagine allo specchio corrisponde a quella che avevo 100 anni fa, proprio quando ci fu la grande calamità. Wow. Ganon. Per 10.000 anni era rimasta assopito e si abbatté su di noi con tutta la forza così a lungo repressa. Sto male al solo ricordo delle istruzioni e del massacro spietato a cui ho assistito. Perdemmo tutto. Il castello di Hyrule, la principessa Zelda. No, forse non proprio tutto. Ricordo che mi fu portato un ragazzo che aveva tutto il corpo lacerato da profonde ferite. Il suo nome era Link. Link.
il soldato più giovane che fosse mai stato addestrato nelle guardie reali al castello di Hyrule. Era uno spadaccino eccezionale e fu scelto per divenire guardia del corpo personale della principessa Zelda. Speravo di assistere alla sua gloriosa vittoria nell'affrontare e sconfiggere la calamità Ganon, ma non fu così. Da sempre noi Sheikah abbiamo avuto un forte legame con la famiglia reale di Hyrule e così facemmo il possibile. In mezzo al caos, la tavoletta Sheikah della principessa Zelda e Link furono portati al sacrario della rinascita. Il sonno rigeneratore era ancora in fase sperimentale, ma non avevamo altra scelta e così lo usammo sul giovane Link. Era tutto ciò che potemmo fare allora. Mamma mia, ti dice tutta la storia proprio qui. È giorno 5, eruzione cutanea rilevata al risveglio. Dopo averla analizzata, parebbe trattarsi di un semplice brufolo. Ok, i risultati della visita medica riportano che sono ritornata ragazzina. Brufoli, giustamente. Sento che Simone mi guarda in maniera diversa e mi fa venire veramente i nervi. Non mi sento per niente a mio agio quando vuol farmi gli esami del sangue. Posso farli anche da sola, è chiaro? Comunque, adesso su che esperimento in metà lavorare? La fiamma blu del generatore all'esterno si fa più debole. Di questo passo la pietra guida potrebbe spegnersi. Infatti si era spenta. Giorno 6. Il processo di ringiovanimento è progredito ulteriormente. E ora sembra e mi sento come se avessi 6 anni. Sono diventata così bassa che non riesco più a raggiungere gli oggetti che si trovano in alto. Uffa, che barba. Ma quando si sveglia quello spadaccino abilissimo. Ma quando si sveglia quello spadaccino abilissimo che abbiamo sottoposto al sonno rigeneratore? Se non si sbriga, tutto il lavoro svolto per ampliare le funzionalità del sensore Sheik andrà sprecato. E anche se si svegliasse, come farà ad arrivare fin qui? Uffi, vorrei andare a tirargli un bel calcio per svegliarlo, ma non ci arriverei. Avrei bisogno dell'aiuto di Simon, e lui non mi aiuterà, lo so. Non ne posso più, ora mi metto a sviluppare uno strumento capace di invertire il processo di ringiovanimento. Giorno 7. Stamattina i risultati delle mie analisi hanno rilevato che ho ancora 6 anni come ieri. Il processo si sarà interrotto. Con ottimo tempismo ho completato lo sviluppo di una versione beta dell'integratore di invecchiamento. Questo strumento funziona inversamente rispetto al processo antietà, quindi devo semplicemente espormi ai suoi raggi. Ma quando ho cercato di aggiungere alla tavoletta Sheikah creata da me, la pietra guida si è spenta, così come la fiamma blu nel generatore all'esterno. Quindi ho chiesto a Simone di andare alla fornace ancestrale, ma lui è un imbranato e con la pioggia non ha combinato nulla. Così ci sono dovuta andare io e una ragazzina del villaggio mi ha vista. È stato bruttissimo. Non solo così non posso continuare le ricerche, ma di sera devo anche usare le lampade a gas per vederci. Che guaio. Ok, perfetto. Ci siamo letti tutto il diario di Pruna. Mamma mia quanto ha scritto, però è bello sapere tutto quanto, eh. Veramente questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto e che apprezzo nei giochi di ruolo, perché uno si spiega cosa ha fatto lei in tutto questo periodo, in tutti questi anni. Si è dedicata quindi alle ricerche e tutto quanto ed è veramente una cosa fighissima. Allora, mi teletrasporto a alcuni dei sacrari che... Ah, Link, occhio, che ci eravamo lasciati indietro e noi ci vediamo direttamente lì, vi faccio vedere su quale sacrario sono grazie alla mappa. Primo sacrario che ci vedremo è di Toto Isa. Ok, siamo arrivati in fondo a questo sacrario. Pellegrino in questo sacrario, io sono Toto Isa, ti sottoporrò una prova nel nome della dea Hylia. Ok, lo saltiamo tanto, è sempre uguale, quindi è inutile anche leggercelo quello. Meccanismo di Toto Isa. Toto Isa o Toto Isa, non saprei. Oh, qui non c'è niente, vedo niente. E questo lo vedo un casino, lo vedo veramente un casino. Perché devo fare una cosa del genere? Intanto inseriamo la tavoletta Sheikah, va. Vediamo. Eh? Ok, col giroscopio, scusate, non capivo. Ma se io tipo lo lascio così, mi dovrebbe rimanere ferma, no? Spero. Ok, benissimo. Non è esattamente pari, però se non altro ci possiamo passare sopra tranquillamente e rilassatamente. Mi piace già tantissimo questo sacrario. Quindi dovremo sfruttare le funzionalità del giroscopio dei Joy-Con e nel caso dei Gamepad Pro. Allora, esaminiamo qui. Come... No, aspetta, aspetta un attimo. Credo vada fatta una cosa del genere. Ok. X. Bene, annulliamo. Messe un po' torte, ma forse ce la facciamo. Dai, dai che forse non moriamo proprio. Forse non moriamo è relativa, la cosa. Vai! Grande Link. Ok, poi... Vai ora! Mamma mia, come abbiamo rischiato! Abbiamo rischiato veramente tantissimo. Non è che qui sotto c'è qualcosa? Mi sono perso roba? No. Era per capire un attimo quella sbarra a cosa serviva, ma non vedo scrigni al momento a giro. Magari fatemelo sapere voi nei commenti se li vedete. Mi raccomando, non vi preoccupate a scrivere, scrivete pure quanto volete nei commenti perché mi fa sempre veramente tanto piacere sapere cosa pensate e se vedete roba che a me sfugge, e obiettivamente è normale che a me sfugga, quindi non vi preoccupate. Se vi piacciono questi video vi ricordo di lasciare un like e condividerli sui vostri social così mi aiutate a crescere.
e almeno potete condividere anche i miei scleri con altre persone. Io proverei a fare una cosa del genere. Proviamo, eh. Vediamo un attimo se ce la facciamo. Più che altro perché ho visto che quella lì c'è una specie di fiamma e mi piaceva vedere se ci riesco. Cos'è? Forse? Grandi, ok. Ci siamo arrivati fin qui. Salta. Arrampicate, Link. Non si arrampica, maledizione. Ma se io faccio così? Ah, fregato, abbiamo uno scrigno. Grandi, trovate uno scrigno, ok. Piccola chiave, una chiave che apre le porte nei sacrari. Cioè? Che porte? Che diavolo di porte sta dicendo sto qui? Di cosa stiamo parlando, maledizione? Io dove vado adesso? Ritornerò laggiù, presumo, alla porta. Poi ritorniamo sopra e ricambiamo questo perché non ci arrampichiamo qui. Oh, sì, ok, proviamoci. Vai, Link! Dai! Grandi, perfetto. Ma se tipo faccio una cosa del genere, no? Che adesso l'ho messo in maniera molto, molto particolare. Vediamo un attimo se è inclinata in questo modo, magari ci riusciamo a farcela. Ce la facciamo, forse? Ci sta qui sopra? Mica tanto bene, sapete. Dai, Link! Grande! Ok, si sa come, ma siamo passati di qua. Che era l'importante, mo vieni, ce l'abbiamo fatta. Ok, grandi. Possiamo passare da questa parte. Ah, ecco cosa serviva la chiave. Praticamente se non prendevamo quello scrigno, noi non potevamo aprire questa porta. Immagino sia una cosa del genere. Qui scrigni non ne vedo. Fatemi vedere un attimo anche da quest'altra parte che non si sa mai. Oh, là, no, ok. Là si entra da questa porta, presumo. Vediamo un attimo, sì, benissimo. E siamo arrivati, ok, perfetto. Quindi questo santuario è completo. Velocizzerò questa parte a meno che non succeda qualcosa di particolare. E ci vediamo al prossimo. Intanto questo sembra quasi un faraone o qualcosa del genere. Guardate un attimo com'è. Oh, sta su un piede solo questo qui, eh. È tremendo, eh. Questo, ragazzi, fantastico. Ok, santuario di Ridai, se non ricordo, di Ridai, credo, dei Monti Gemelli, siamo qui, entriamo all'interno. Sì, è Ridai, perfetto, è Ridai. Allora, vediamo un attimo qui cosa avremo da fare, vedo delle palline in giro e cose simili. Questo potrebbe essere un guaio, praticamente lui arriva lì, va dentro e si sblocca la piattaforma. Che arriva fin qua, presumo, io spero. Sì, sta qui un attimo, mi permette di montarci sopra. Bene a sapersi, altrimenti avrei previsto tragedia. Non mi sembra di vedere scrigni qui in giro. Qui sotto nemmeno. E qui siamo arrivati, perciò possiamo tranquillamente salire qui. Mi piace esplorare, ragazzi, lo sapete. Quindi non vi preoccupate, tutto nella norma, tutto regolare. E andare a vedere un po' che c'è qua. Tipo, se io monto sopra. Mi monta sopra esattamente, non mi ci monta. Ma no, dai, bravo Link, ok, rischia di suicidarti in questo modo, grandi in questa maniera. Noi proviamo anche ad andare qua, sullo sgrimolo, sul limitare della ringhiera, perché è giusto così. E vediamo se c'è qualche scrigno in giro. Francamente non vedo assolutissimamente niente, perciò torniamo là. Premuto il bottone. E credo... Sì, andava fatta una cosa del genere, ok, perché ho visto subito che c'erano due piattaforme nella quale la pallina doveva scivolare. Mi ricorda un po' quei giochi che si facevano quando eravamo molto piccoli, molto bambini, ed è molto carina come cosa. Io intanto mi sono perso la piattaforma che si è mossa, ma la riprenderemo dopo, che spero torni qui il prima possibile. Grazie mille, piattaformina, sempre molto gentile. Dopodiché ci saliamo sopra noi, cercando di non volare di sotto. E riparti, grazie, sempre molto gentile. E ok, anche da qui non si vede assolutamente niente. Ma se io passo da dove era arrivata prima la palla, tipo, c'è niente qua? Assolutamente no. C'è assolutissimamente niente. Solleva, si può anche ritogliere. Non succede niente, mi sembra. Posa. No, ok, penso che semplicemente si blocchi la piattaforma del teletrasporto a occhio. Quindi invece con questa, che succede? Vai! Grande alla prima! Grandissimi in questo modo! E io mi scordo sempre di prendere quella maledettissima piattaforma! In compenso ho visto dov'è lo scrigno. Ho visto dov'è lo scrigno e per arrivarci... Aspettate un po'.
che forse ho capito cosa bisogna fare. Perché se io vado di là, quella piattaforma mi riscende. Ma se io ci metto qui sopra questo, tipo, ce la fa a tenerlo giù? Tenerlo abbassato? Anche no. Forse con la stasi? Forse con la stasi. Proviamo un attimo. Vediamo un attimo così con la stasi. Se la prende. Sì, la prende. Ok, aspettiamo che la piattaforma ritorni in qua. Perfetto. E con la stasi blocchiamo quello. Ora, piattaforma, muoviti. Perché... ma non dovevo farlo così. Maledizione, non dovevo farlo così. Comunque sì, ce la facciamo, eh. In teoria ce la facciamo. È che ora ho perso il tempo. Dai che stavolta è la volta buona. Dai che stavolta è la volta buona. E vai. Piattaforma, muoviti. Piattaforma, grazie gentilmente, muoviamoci. Muoviamoci. Oddio. Rischiato tantissimo. Grandi, fatta, grandi. Bene così, ok. Ci ho messo un po', però è andata bene. Una bandana alla scalata, scala più veloce. Anche se sembra una normale bandana, la tecnologia ancestrale le dona la capacità di regolare l'equilibrio di chi la indossa, migliorandone l'abilità della scalata. Ok, questa ce la mettiamo subito. Proprio subito, perché non abbiamo niente alla testa. Quindi la usiamo. Scalata più veloce, 5 di armatura. 5 di armatura. Wow, già, tra l'altro me l'avete anche detto, rimettiti la maglia per il freddo. Perché effettivamente la tunica antifreddo è utile, non si sa mai dove si va. E tenerla sempre attiva effettivamente è una buona cosa. Ci sono due barili là sotto. Questo qui c'è per... un po' strano quest'angolino. Mettiamoci un barile sopra, giusto per curiosità mia, eh? Perché è un po' strana la luce proprio in quell'angolino lì. Posiamolo. Succede niente. Ok, benissimo. Quindi ce ne sono altri angoli magari dove mettere quei barili? Tecnicamente sembra proprio di no. Quindi mi pare anche inutile. Eppure ci deve essere un motivo per cui ci sono questi barilotti qui, eh. Mi suona troppo strano che questi barili non servano a niente. Forse era un modo per abbassare la piattaforma lì, sapete? Forse, perché... può darsi forse per quello che c'era. Intanto la palla lì si è mossa, per quale oscura ragione si è spostata? Che non lo saprei. Vediamo un po' cosa ci dice e poi ci vediamo al prossimo sacrario. Questo tra l'altro dovrebbe essere il quarto emblema del trionfo che abbiamo. Yes, perfetto, sì, ok, dice sempre le stesse cose. Quindi potremmo anche tornare dalla dea Hylia adesso, al villaggio calbarico, per farci potenziare, magari un cuoricino. Sarebbe sbagliata, come cosa. Il prossimo sacrario, il sacrario di Ayudama, che è qui accanto allo stallaggio dei gemelli. Perciò andiamo. Ah, tra l'altro questo era il santuario, quello traumatico. Quello che per entrarci mi ci è voluto... vabbè, entrare ci sono entrato facilmente, cioè praticamente ho usato qui salto. Ho usato il blocco che si tira, il blocco di ghiaccio che cresce nell'acqua, che si tira su dall'acqua, il nostro potere che ci dà la tavoletta sheika. Per uscire è stato un po' peggio, perché non si poteva creare il ghiaccio. Quindi alla fine ce l'ho fatta con un salto, ma c'è stato da patire. Patire parecchio, tra l'altro. In ogni caso, lassù vedo un bello scrignozzo, almeno è quello che mi sembra. Io sono Ayudama, ok. Questa parte da salto, tanto ormai è sempre uguale. La via dell'acqua. Quindi immagino che dovremo utilizzare appunto quello che dicevo prima. Cioè, il blocchi di ghiaccio, il cui potere viene dalla tavoletta sheika. Selezioniamoli subito. Il Glacier, eccolo qua. Che va bene qui. Tanto ci si può arrampicare qui sopra, tra l'altro dimenticavo. Quindi si possono fare anche laterali? È l'unica cosa che mi viene in mente, yes. Tipo a quest'altezza. Prevedo tragedie, ragazzi, prevedo... mamma mia, cadute a non finire, invece è andata bene. Si sa come, ma è andata bene, ragazzi. Mamma mia, che fortuna. Lì però c'è lo scrigno. Se ne possono utilizzare fino a 3, se non erro, di questi cosi. Perciò se io lo metto parecchio in qua, tipo, posso provare a creare una sorta di scala. E spero che non mi tolga quello che ho sotto di me adesso.
di blocco, perché altrimenti... No, ok, ti va in fila a toglierteli. Meno male, perché mi vedevo male. Perfetto, altro scrigno raggiunto. Sono soddisfazioni grandi così. Rupia viola, 50 rupie, mo vieni. Che fortuna, grazie, grazie, grazie mille. Intanto usiamo la paravela e procediamo andando avanti in questo santuario. Qui sopra c'è niente? No. Semplicemente un gran posto enorme e una palla che è scesa per i fatti suoi e che presumo dovremmo fare andare lì. Quindi proviamo a salire qua su sopra. C'è niente qui dietro? No? Ok. La mia mania, scusate ragazzi, mania esplorativa, chiedo scusa, deve essere, è così, perché altrimenti non sono io. Il problema è, come lo sposto quello? Posso usare il Calamitron? Magari su quella? Ma anche no, o perlomeno non ci arrivo di qui. Quindi questa zona qui c'è per quale oscura ragione esattamente? Ma ci si può arrampicare? Ma anche no. Andando qui, vediamo un attimo se possiamo fare qualcosa, eh? Andando da questa parte. Ci deve essere un modo, eh? Ah, ma è tutta acqua qui? Ah, ma è tutta acqua questa zona. Ok, mi arrampico fin lassù. Lo rischiamo, va, facciamo anche questo che è meglio. Altrimenti rischiamo veramente per niente e non conviene. Mamma mia, quanto ci è mancato che non la prendessi diretta. Proviamo a usare adesso il Calamitron, magari funziona. Altrimenti proverò anche la Stasi. No, perché... Con il Calamitron non gli faccia niente. Proverò la Stasi, anche se è abbastanza rischiosa, perché devo andare qui. Poi seleziona la Stasi, Ale. Perfetto. Sbagliato. Ok, no, ho sbagliato il tempo. Presumo comunque bisogna fare una cosa del genere. Io spero che questi non si sciolgano dopo un po'. Spero che non scompaiano, perché altrimenti ci ritroviamo direttamente di sotto. Facciamo una caduta di quelle epocali. Non ho il potere ricaricato. Ale, occhio. Maledizione. Ok, stavolta l'ho fatta giusta. Quindi, oh, va bene con la torcia. No, 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 non di là. Girati, no. Diritta. Va bene anche così. Va bene anche così, però vacci. Vacci grandi. Non si sa come, ma c'è andata. La nostra solita fortuna, bene, in questo modo ci ha aiutato. La fortuna aiuta gli audaci, quindi bene così. È andata benissimo anche stavolta, non si sa ben come. Ma l'importante è avercela fatta. Quindi creiamo un altro blocco di ghiaccio, cercando di non... A parte mi dovrebbe andare via proprio questo qui, in teoria, a me adesso. Io provo, ragazzi. Oddio, oddio mio. Quanto ho rischiato. Oh, no, non volevo togliere quello. Volevo crearne un altro qui, molto tranquillo e rilassato. Proprio tranquillo e rilassato, no. Però comunque c'è la protezione. Ok, bene. C'era questa piattaforma. Fossimo andati lunghi, saremmo ricaduti comunque qui sopra senza problemi. Meno male, è andata benissimo. Allora, abbiamo finito anche questo. Tra l'altro, io non ho mica guardato lassù in cima se c'era uno scrigno dove lancia la palla. No, scusate, vado un attimo a vedere, sono curioso. Tanto vi taglio, non vi preoccupate. Ok, da qui dovremmo riuscire a salire fino non in cima. Aspetta, Ale, calmati, calmati. Dai che ce la fai, Link. Non ce la fa, eh. Maledetto Link. Quel saltino potevi anche fare, però, eh. Io ora qui mi butterà giù di sotto. Mamma mia. Ok, l'arrampicata più rischiosa della storia. Intanto vediamo che c'è qua su, perché... C'è assolutamente niente. Ho fatto tutta sta arrampicata per niente. Magari qua su sopra. Ma anche no. Benissimo. Se non altro ci siamo visti cosa c'è qui sopra. E anche lassù sopra, che non c'eravamo ancora stati. Possiamo anche andare là in teoria con la paravela a vedere che c'è, già che ci siamo. Scusate, già che ci siamo. Qui non c'è niente. Ok. Soddisfazione di una vita. Vedere cosa c'era. Link, occhio.
quinto emblema del trionfo. Qualcuno di voi mi aveva detto che forse si sarebbe sbloccato un qualcosa al quinto emblema. Vediamo un po' se è vero oppure no. Perché per ora l'unica cosa sbloccata sono quattro emblemi. Io posso andare a pregare dalla Dea Hylia. Ma non mi ha mai sbloccato, cioè non ho mai avuto effettivamente 5 emblemi. Quindi vediamo un attimo, magari una mini sfida, una mini missione, qualcosa del genere, non saprei. In ogni caso, ora vediamo e poi ci ritroviamo direttamente al villaggio calbarico dalla Dea Hylia. Guardate che spettacolo che è. Me l'ha ricreato la cosa che ho buttato giù? Sì, l'hanno ricreata, ok, perfetto. Quell'affare è stato ricreato. Eccoci davanti alla Dea Hylia, è lui che vuole... Oh, sei tu, capite a pennello. Sai cosa è successo? Mi sono messo a cercare la fonte della fata radiosa e finalmente credo di aver trovato un luogo sospetto. Purtroppo però, arrivare alla fonte non è per niente facile. Oh, quante desidero vederla. Anche un'immagine riprodotta con la scatta immagine andrebbe bene. Ah, vabbè, a questo punto vado a fargli una foto e poi torno qui da lui, dai. Tanto siamo qui, è 3 secondi a arrivarci. Lo sapevo, ragazzo, finalmente qualcuno facile apprezzare le meraviglie della natura. Senti, io non riesco a individuare l'esatta ubicazione di questa fonte della fata radiosa. Le mie ricerche puntano verso una zona, ma ancora non sono riuscito a trovare la fonte. Noi sì. Se vuoi accompagnarmi, possiamo andarci anche subito, che ne dici? No, certo, vieni, vieni. Oh, speravo in questa risposta, il tuo entusiasmo mi piace. Dai, seguimi. Perché devo seguire lui quando io già lo so, la strada? Cioè, già l'ho trovata. Perché devo seguire lui e metterci 20 anni, maledizione? Casomai velocizzerò il tutto, perché... ci siamo già stati. Ciao, la boutique è qui. Sì, prima o poi verrò a vedere, perché effettivamente non ci siamo ancora stati. Voi mi avete consigliato di entrare e prendermi alcuni vestiti da lì dentro. Tra l'altro, l'esplorazione nel villaggio di Finterra, che mi avete detto di fare, e vi ringrazio per avermelo scritto nei commenti, la faremo nel prossimo episodio. Quindi altro episodio piccolo di esplorazione, ma alla fine servono anche questi. E poi dopo ci dirigeremo dove ci diceva la trama, cioè non mi ricordo più dove, penso qui al villaggio calvarico, a parlare da Impa, ma lo faremo poi. Sì. Cosa, e ti sei sfiancato? No, oh, sono stanchissimo, questi pendii sono un arduo ostacolo per vecchietti come me. Non penso di poter continuare, vabbè andiamo noi. La fonte della fata radiosa dovrebbe trovarsi proprio dietro a questo sacrario. Ma arrivati qui mi manca sempre il fiato. Anf, mi devo riposare un attimo. Va bene, calmati, riposati. Se la trovi non dimenticare di usare la scatta immagini. D'accordo, va bene. Forse lui mi chiedeva però di scattare le immagini della fonte, non della fata forse. No, no, fermo Link. Uè, calmati. Allora, facciamo una foto fatta bellina. Tipo così mi sembra abbastanza buona. Un po' più a destra. Ecco, ok, ci siamo quasi. Così, mi piace. Salviamo. Un giorno riuscirò ad ammirare quel luogo avvolto dal mistero. La fonte della fata radiosa, l'ho trovata. Ah, l'hai trovata? Sì, non è che ci voleva poi tanto, eh. Cosa? Dici sul serio? E allora dov'è l'immagine? Mi hai portato un'immagine, vero? Eccola qua. Guardatela pure. Ok. Questa è la fonte della fata radiosa. È sicuramente molto bella, ma me la immaginavo più mistica, più elegante. Beh, in effetti, non è che la fata che c'è dentro. Sono davvero contento che tu sia riuscito a trovarla. Dicevo, non è che la fata che c'è dentro sia molto elegante. Vorrei darti qualcosa per ringraziarti, ma non ho niente con me. Ah, già. C'è qualche luogo che vorresti visitare o esplorare? Conosco Hyrule come le mie tasche, quindi se hai qualche curiosità a riguardo, forse posso aiutarti. Conosci questo? Cos'è? Ah, una delle immagini che abbiamo noi. Una grande porta con alle spalle una montagna innovata. Ah, lo so dov'è. Partendo da qui, dirigiti a est finché non trovi un grande monte innevato. Si chiama Monte di Ranel. O Ranel, non saprei. Quella porta si trova alle pendici del monte. Sì, a ovest del nevaio di Neldran. Ne sono sicuro. Sono lieto di averti saputo dare indicazioni. Spero di esserti stato d'aiuto. Sì, non me le ricordo già più. Mi ricordo che è est di qui. Però io ti ringrazio molto, perfetto. Spine principali, addirittura è una sfida principale questa. Wow, ci vediamo dalla fata. Dalla dea, scusate. Tra l'altro devo ancora lanciarmi da qualche tetto o diciamo di rupo con le cocò e fare quella cosa con lo scudo che mi continuate a dire nei commenti. Quindi la farò, non vi preoccupate, nei prossimi episodi la farò. Oh pellegrino, vedo che hai superato delle prove ottenendo la testimonianza. In cambio di 4 emblemi del trionfo io ti conferirò il potere di cui tanto aneli. Il portacuore stavolta. Sì, decisamente. Grazie. Ah, questo non ha, il cuore non l'avevamo ancora visto in effetti.
Il vigore era goccia, non mi ricordo male. Invece questo ovviamente è a cuore. Ma tu guarda, un cuore a forma di cuore, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Un portacuore a forma di cuore. Un prezioso oggetto conferito solo a coloro i quali hanno superato delle prove. Incrementa di un cuore la tua energia vitale massima. Bene. E il cuoricino ce l'ha messo lassù. Ora va, riporta la pace su Hyrule. Vabbè, lo faremo con calma. Intanto qui questo episodio l'abbiamo già fatto. Qualcosa abbiamo fatto, se non altro. Io vi ricordo, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter. Se vi va di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram. E sempre, se vi va, di aggiungermi agli amici di Switch, Steam e PlayStation Network. Fate un po' voi. Trovate tutti gli ID di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Quindi non vi preoccupate. Un saluto da Axios00 e alla prossima. Ciao!